bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. L'Abruzzo del pallone ritorna, buon 2017, ritorna la domenica sportiva di TV6 per raccontarvi le emozioni di questa domenica che non è ancora terminata dal punto di vista calcistico. Ovviamente parliamo di Serie A, con cui apriremo questa puntata con la sconfitta del Pescara 3-1 al San Paolo di Napoli contro la formazione dell'ex Maurizio Sarri. Poi ovviamente spazio anche nella seconda parte alla Serie D con le gare che si sono giocate oggi, che hanno riguardato le formazioni di casa nostra. Io vi ricordo che potete interagire con noi al classico numero di SMS 392-623-7060, anche con i vari hashtag. C'è la nostra diretta Facebook per chi magari non è a casa ma è fuori casa e vuole seguirci con uno smartphone, un tablet. Alle mie spalle vedete invece le immagini che arrivano dall'Artemio Franchi di Firenze. Eccola qua, perché alle 20:45 c'è questo scontro che è una classica del calcio, grande rivalità tra Fiorentina e Juventus, ma sarà anche il modo per vedere i numeri 10 del futuro, Federico Bernardeschi da una parte e ovviamente il fenomeno Paolo Dybala dall'altra. Ma noi ovviamente ci concentreremo su Napoli-Pescara, almeno in questa prima parte. Renzetti torna in macchina con Zuparic? Penso di no, ma intanto fatemi approfittare per fare gli auguri di nuovo al nostro Paolo Renzetti, che oggi compie gli anni ed è sulla via di ritorno dallo stadio San Paolo di Napoli verso, ovviamente, verso la nostra redazione. A proposito di redazione, lo saluto Andrea Costantini, gli do un buon 2017 anche se l'avete visto questo pomeriggio. Ciao Andrea. Ciao, buonasera, come diceva qualcuno, buon campionato a tutti. Buon campionato a tutti, che ricomincia oggi. Sarebbe di fatto dovuto ricominciare settimana scorsa, ma insomma il maltempo ci ha veramente messo quasi in ginocchio. Peraltro le condizioni meteorologiche in questi minuti non sono granché. Saluto e ringrazio gli ospiti di questa serata, con cui parleremo ovviamente di Napoli-Pescara. Lo ritrovo con piacere, gli auguro un buon 2017 a William Carosella. Ciao William. Buonasera, buonasera a tutti. Che poi ci ha portato anche una chicca clamorosa che vi faremo vedere tra poco, che risale più o meno a 17 anni fa. 99-2000. Una buona serata, un buon 2017 anche ad Aldo Fattore. Ciao Aldo. Buonasera a te e a tutti i telespettatori. E allora cominciamo con i numeri della giornata di campionato, ovviamente partendo dal massimo campionato di calcio, quello di Serie A, ringraziando Maurizio Daqui in regia che ci supporta sempre in maniera egregia. Cagliari-Genoa, il lunch match. Il Cagliari, dopo essere andato sotto con il gol del Ciolito Simeone, fa poker e vince 4-1 contro il Genoa. Crotone-Bologna, partita giocata ieri 0-1 con il gol decisivo di Blerim Zemaili. Come detto, alle 20:45 Fiorentina-Juventus. Ieri sera l'Inter ha battuto il Chievo 3-1, Lazio-Atalanta 2-1, vittoria in rimonta per la squadra di Simone Inzaghi. Il Napoli ha battuto il Pescara 3-1, Tonelli, Hamsik e Mertens, e poi nel finale il calcio di rigore trasformato da Gianluca Caprari. 0-0 tra Sampdoria e Empoli, con l'Empoli che ha fallito un calcio di rigore nel primo tempo con il georgiano McDelize. 4-1 del Sassuolo sul Palermo, anche qui di rimonta, vantaggio di Quaison per il Palermo, poi si è scatenato il Sassuolo soprattutto con Matri. 4-1 peraltro, il Sassuolo sarà il prossimo avversario del Pescara domenica prossima allo stadio Adriatico Cornacchia. Domani posso sera fare i complimenti per la tua Inter? Grazie. È un'altra squadra. Eh sì. Speriamo, speriamo che insomma. Io pure sono interista, ma mica è merito nostro. Non è merito nostro, però è un'altra squadra. Dobbiamo fare dopo tante delusioni. I complimenti a Pioli. Vediamo di leggere i risultati, Maurizio, perché ho perso l'ultima, ma probabilmente. Ah, ecco, era Torino-Milan domani sera. Queste due squadre peraltro sono incontrate in settimana in Coppa Italia, con la vittoria del Milan che ha passato il turno e troverà la Juventus ai quarti di finale della competizione nazionale. La Roma, grazie a un gol in apertura di Raja Nainggolan, viola la Dacia Arena di Udine e vince 1-0 contro l'Udinese. Vediamo la classifica, dove quelle che sono davanti di fatto vincono praticamente tutte.
aspettando ovviamente la Juventus che deve giocare adesso, ma come il Milan ha ancora una partita da recuperare, quella che hanno saltato prima delle vacanze di Natale per giocare la finale di Supercoppa. Dunque, Juventus 45 punti, Roma 44, Napoli 41, Lazio 40, Milan e Inter 36, Atalanta 35, Torino 29, Fiorentina 27, Cagliari 26, Udinese e Chievo-Verona 25 punti, Sampdoria 24, Bologna e Genoa 23 punti, Sassuolo 21, Empoli 18, Palermo 10, Crotone e Pescara 9 punti. Vedete le squadre con un asterisco, perché c'è anche il Pescara che settimana scorsa doveva giocare in casa contro la Fiorentina, l'ultima di andata, ma le cattive condizioni meteo, la neve, il ghiaccio che c'era sugli spalti soprattutto dello stadio adriatico di Pescara hanno imposto di fatto il rinvio della partita, che si recupererà il prossimo 1° febbraio, e dunque il Pescara potenzialmente potrebbe ancora accorciare rispetto all'Empoli soprattutto, ma ha un'occasione di sorpassare il Palermo, che rispetto a Biancazzurri ha una partita in più. 3-1, insomma, diciamo, William, che era un po' nelle attese, ci poteva stare la sconfitta, però abbiamo visto per la prima volta il Pescara dei, tra virgolette, nuovi, anche se la sfortuna sembra accanirsi contro questa squadra che, insomma, ha operato sul mercato molto bene in difesa con Bovo, con Stendardo, ma praticamente erano tutti fuori. A un certo punto hanno dovuto richiamare in fretta e furia Dario Zuparic. Jacopo, oggi ho visto il primo Pescara, praticamente il Pescara dell'inizio del campionato, senza Campagnaro, per cui contro il Napoli era prevedibile una sconfitta. Però devo dire che i ragazzi si sono difesi, hanno fatto praticamente un incontro, hanno disputato un incontro in cui hanno evitato nel primo tempo che il Napoli facesse il comodo proprio, diciamo, sì, no? Quindi si sono difesi bene, chiaramente non hanno creato nulla in attacco, perché il Gilardino era diciamo l'unico attaccante lì, ma non ha ricevuto nemmeno un pallone. Per cui credo che il Pescara da vedere ancora non è quello visto a Napoli oggi, perché il primo Pescara, un Pescara che contiene bene l'avversario, che gioca anche bene, fraseggia bene, però alla fine non conclude nulla, sul campo ha conquistato soltanto 6 punti, quel Pescara che era il Pescara di oggi sostanzialmente. E quindi io aspetto il nuovo Pescara, la nuova squadra, quella composta con i rinforzi che sostanzialmente, credo presumibilmente, dovrebbe sicuramente dare più soddisfazione ai tifosi e fare più punti in campo, perché, sì, ripeto, abbiamo fatto soltanto 6 punti nel girone di andata. La partita contro la Fiorentina, io certo la giocheremo con i giocatori nuovi acquistati, però è sempre una partita difficile, per cui il girone d'andata è finita, diciamo, è finito con 6 punti in cantiere, insomma. Certo, Aldo, il primo tempo, poi nel secondo sono arrivati i gol del Napoli, ma purtroppo era anche un po' nelle attese, però nel primo tempo abbiamo visto una squadra che non è andata al San Paolo per difendere lo 0-0, anzi ha avuto anche, se vogliamo, la sfrontatezza di prenderlo, di prendere alta la formazione di Maurizio Sarri, che, insomma, era di fatto l'unica strada percorribile. Ma comunque, ecco, io non mi aspettavo niente di più di quello che è successo, perché non c'era da farsi illusione la partita di Napoli, però onestamente ha fatto un bel primo tempo, gli andavamo a prendere alti, e mi piace sottolineare la prestazione principalmente di due giocatori, Bruno e Crescenzi, hanno, sì, fatto limitatamente al primo tempo. Poi quasi quasi cominciavano, dico, il secondo tempo va a vedere,
potrebbe venire fuori la sorpresa, invece no, la sorpresa del calcio, il calcio è stranissimo, perdonami. È stato anche evidenziato da alcuni giornalisti che ne capiscono più di me. Quel ritmo del primo tempo non lo puoi sostenere. Il Pescara, diciamo, anche la prima partita contro il Napoli, noi praticamente abbiamo messo sotto il Napoli, vincevamo 2-0, poi alla fine stavamo per perdere 3-2 se fosse stato convalidato quel rigore. Per cui, ripeto, certi ritmi non li puoi sostenere per 90 minuti. Non concludi nulla nella prima fase e nella seconda fase cali e la differenza in Serie A si vede fra le varie squadre. Dicendo delle volte il calcio anche se la delusione maggiore io non l'ho avuta per la sconfitta contro il Milan, contro altre squadre, contro l'Inter magari, dove meritavamo sicuramente un pareggio, però la delusione l'ho avuta con il Crotone, con l'Empoli. Sì, sono d'accordo, ma adesso Palermo, volevo parlare della partita di oggi. Io quello che a un certo punto mi sono un po' arrabbiato, non si può prendere al primo minuto del secondo, dopo due minuti del secondo tempo, su palla, praticamente su una punizione. Solo Tonelli mette la palla. Sì. E sono venuti fuori le magagne già dall'anno scorso, perché la solita difesa, palla ferma. E il primo Pescara. Per cui dopo, poi il Napoli, una volta che è andato in vantaggio, la partita è finita. E come ho detto che il primo tempo mi è piaciuto Bruno e Crescenzi, il secondo tempo il Pescara deve fare un gran monumento a Bizzarri, perché ha fatto 2-3 interventi veramente importanti. Certo, adesso il Pescara è un bivio. C'ha due partite da dentro fuori, perché c'ha le due partite, Sassuolo e Fiorentina, a distanza di 3 giorni. Se non fa punti in quelle partite o fa punti in maniera insufficiente, per esempio non le vince, io penso che bisogna rassegnarsi e pensare a preparare la squadra per l'anno prossimo in Serie B. Certo, Aldo, non era neanche facile, se vogliamo, presentarsi al San Paolo con una difesa in cui mancava Zampano, mancava Piraghi squalificato, mancava Bo infortunato, mancava Stendardo dell'ultima ora, di fatto, fuori Campagnaro. Eppure nel primo tempo siamo riusciti a contenerli. Quindi, esatto. E loro non abbiamo creato un solo varco per far sì che poi loro potessero tirare in porta. Ma non è possibile che poi tu, nel momento in cui prendi un gol, è normale. Però io penso che quello ci potrebbe anche stare, perdonami William, nel senso, prendi gol, vero Aldo, poi è chiaro che il Napoli Una volta che ti fa il gol dopo... Poi parliamoci chiaro, non ce ne vogliono i tifosi del Napoli, ma il Napoli è molto più forte davanti che dietro, nel senso che se poi ha la possibilità di attaccare essendo in vantaggio in casa, ma io sai su che cosa stare, sai su che cosa facevo leva? Sei notato il Napoli in queste ultime partite, anche con lo Spezia mercoledì, c'ha dei momenti di anche di con assenza. La Sampdoria si assenta, dico, hai visto mai un momento di perché nel calcio ormai mi sono abituato a vedere di tutti i colori, però in effetti Aldo, la differenza quello è notevole, notevolissimo. Ma proprio a livello di uomini, a livello di giocatori. Ma infatti noi non siamo da Serie A. Quando riguarda questa squadra che questa sera ha giocato, si è cercato in tutti i modi, con l'impegno, con la grande volontà di contenere il Napoli, ci è riuscito per un tempo, poi alla fine ha vinto il Napoli. Anche col Milan abbiamo giocato bene, ma abbiamo perso. Con la Roma hai perso. Mi date un giudizio sull'uomo che oggi in casa Pescara era il più atteso, di fatto, Alberto Gilardino, perché è stato, diciamo, il colpo di mercato per si aspettava un attaccante, è arrivato, se vogliamo, magari non sarà il Gilardino di 10 anni fa, ma è pur sempre un grandissimo attaccante, il secondo miglior marcatore italiano. Oggi Gilardino non giudicabile, perché Gilardino non ha potuto giocare. Ha avuto solo una palla su un errore della difesa. Se noi impostiamo un modulo tattico
che deve contenere la squadra avversaria, prendendola anche un po' in avanti, sicuramente con intelligenza, eccetera, eccetera. Ma Gilardino era la prima partita, ma Gilardino deve avere l'altra squadra, cioè quella che dovrà scendere in campo con Stentardo, con Bovo, con giocatori che praticamente abbiamo preso per rinforzare la squadra, e si vedrà un altro Pescara. Poi, dopodiché giudicheremo anche per quanto riguarda la posizione di Oddo. Oddo è chiaro che rimane l'allenatore del Pescara, perché adesso ci sarà un'altra squadra, se però è anche sfortunato, perché non avrà a disposizione la nuova squadra a Oddo in tempi brevi, perché qui più passa il tempo e più la cosa diventa difficile, perché se prende spazio, diciamo, notevole l'Empoli, siamo fregati. Palermo, Pescara e Crotone, è ovvio. È chiaro. Andrea, andiamo a vedere, a proposito di Gilardino, un episodio da Moviola che abbiamo commentato anche live oggi e che ovviamente poteva, se vogliamo, cambiare in parte il secondo tempo di Napoli-Pescara. Eravamo sull'1-0 ancora per il Napoli e c'è un episodio, un fallo di Tonelli proprio su Gilardino in area di rigore. Lo vediamo grazie a Maurizio Daguì, insomma, che ci ha preparato questa macchia moviola per verificare se e di che entità è il contatto tra Gilardino e Tonelli, tra Tonelli e Gilardino, pardon. Eccolo qua, questo è il lancio in area di rigore. Tra un po' lo vediamo anche in slow. Eccolo qua. Guarda, sarebbe stato un rigore di mestiere di Gilardino, che inizialmente prende vantaggio su Tonelli, prende una posizione migliore. Poi a me sembra che lui rallenti la corsa proprio affinché Tonelli gli possa finire addosso. Non solo, ma Gilardino, se ci fate caso, scaltro com'è, prende il braccio di Tonelli e fa tutto questo in maniera tale che Tonelli, agli occhi dell'arbitro, possa franargli addosso, tanto da poter concedere un calcio di rigore. Io penso che dalla visuale dell'arbitro ci potrebbe anche stare il calcio di rigore, cioè l'arbitro potrebbe interpretare come Tonelli che frana addosso a Gilardino, a quel punto c'è il calcio di rigore. Però probabilmente è meno rigore di quello che si possa immaginare, perché Gilardino, grazie al rallentamento della corsa, poi con il braccio prende il braccio di Tonelli e cerca di portarlo a terra. Ecco, si nota anche dall'altra inquadratura come con l'incrocio delle braccia Gilardino tende a tirare giù Tonelli in maniera tale che lui gli frani addosso. Quindi è una situazione, diciamo così, non facile da decifrare, però non è una decisione scandalosa non dare un calcio di rigore. Tuttavia, dalla dinamica dell'azione, dalla posizione dell'arbitro, si poteva anche dare. Ora, lo so che ho dato una non risposta, ho dato, ma qui non si c'è tratta la di risposta. La risposta unica è quella che nel dubbio danno il rigore al Pescara, lascialo correre. Nel dubbio si lascia correre. E infatti sarebbe io stata la mia prossima domanda, cioè i latini. Io non ho detto rigore non è rigore, ho dato una interpretazione dell'episodio, sì, certo, senza poter dire però è sicuramente rigore o non è rigore. Però Oddo in conferenza stampa ha detto rigore netto. No, Oddo ha sbagliato a dire rigore netto. Aldo, volevo sentire il tuo parere. No, volevo dire che in dubis pro reo praticamente, perché nel momento in cui c'è il dubbio si avvantaggia chi avrebbe presumibilmente così commesso il fallo. Aldo, su questo episodio? Contro questo rigore mi sarei arrabbiato. Principalmente non l'ha dato perché il giudice, l'arbitro che sta sulla linea di porta, guardava bene la situazione. Questo è il classico fallo di esperienza fatto a Gilardino. Quando partono, Gilardino blocca col braccio il giocatore Tonelli, col braccio lì, e si mette in posizione quasi di subire. Sì, come ha detto Andrea. È il classico fallo di esperienza. Io onestamente, infatti, mi sono allineato anche al giudizio dei giornalisti di Sky, che hanno detto che il rigore ci poteva anche stare, però era bene aveva fatto l'arbitro non concedere. Secondo me, ecco, non guardiamo la partita da tifosi, da sportivi,
Comunque, se me l'avessero dato, l'avrei preso volentieri. Certo, certo, peraltro sarebbe stato decisamente... Jacopo, sì. Con l'avvento dell'uomo, dell'arbitro di porta, che chiaramente nella partita precedente col Napoli annullò, ti ricordi, un rigore dato al Napoli. Sì, è vero. L'avvento dell'arbitro di porta, secondo me, è utilissimo perché guarda bene l'azione e magari suggerisce anche all'arbitro l'interpretazione giusta. Così come annullò il rigore al Napoli a Pescara, così l'arbitro di porta credo che abbia detto all'arbitro che non era rigore. Assolutamente, ho capito il concetto. Dopo lo riguardi bene, vedi che il giudice di porta guarda attentamente, certo, si abbassa per vedere la situazione. Ma loro sono in comunicazione. Poi parliamo anche di Bizzarri, perché oggi ci sono arrivati nel post-gara un po' di sms sul comportamento di Bizzarri nel primo gol di Tonelli. Però io direi intanto di andarci ad ascoltare a uno stralcio della conferenza stampa di Massimo Oddo dopo la sconfitta di Napoli, in cui il tecnico biancoazzurro parla anche del mercato. Sentite cosa ha risposto. È cambiato che in una circostanza abbiamo fatto un fallo che ci sta, hanno messo la palla a gol e è saltata, non è saltata qualche mancatura, insomma. C'è stato qualche blocco in area che a norma di regolamento dovrebbe essere fischiato, ma non li fischiano più, non so perché, ed è scaturito un gol. Poi dopo il Napoli, quando ti fa un gol, ti ha fatto subito il secondo e poi è andato tutto in salita. Ecco. Non ho infamato, non ho detto parolacce, non ho ingiuriato nessuno, ho detto solamente un fallo ce lo puoi fischiare, tra l'altro non in occasione del rigore, tra parentesi, netto che c'era. Perché io non mi lamento di quelle cose lì, gli arbitri possono sbagliare come sbagliano i calciatori, però c'era un fallo normale che non era nulla di determinante, ho detto un fallo ce lo puoi fischiare e poi insomma quando gli arbitri si trovano davanti agli allenatori delle grandi squadre si avvicinano, ti danno una pacca sulla spalla, si chiariscono e poi ritornano in campo, a noi ci cacciano anche da lontano facendo il segnale vai via. Secondo me ci vorrebbe un po' più di equilibrio, e non sto parlando di arbitraggio, sto parlando di equilibrio nei rapporti con i grandi allenatori e con gli allenatori delle piccole squadre, tutto qua. L'Empoli ha pareggiato, come ben sa, la classifica a questo punto recita nelle ultime quattro posizioni, Empoli 18, Palermo 10, Crotone e Pescara 9. Al momento ancora, secondo lei, la percentuale ancora alta di salvezza ci crede ancora e cosa chiede la società per provare ad implementare il livello di gioco? Io non chiedo nulla alla società, chiedo che i giocatori che vengano possano essere disponibili, perché fino adesso è stato un martirio, abbiamo fatto un girone di andata dove certamente abbiamo raccolto meno. È estremamente sfortunato perché abbiamo perso una marea di giocatori. Oggi ci siamo presentati a Napoli, sembravamo la Longobard, avevo tre difensori di ruolo, uno si è ammalato ieri sera, è partito questa mattina Zuparic da Pescara mentre faceva allenamento, ha mangiato una piadina all'autogrill e ha giocato al San Paolo. E purtroppo è un momento così e nonostante questo c'è solo da fare un plauso a questi ragazzi che hanno dato tutto, compreso lo stesso Zuparic, sembra una barzelletta ma è così, e diventa anche dura. Prendiamo Stendardo e siamo la sera prima, prendiamo Bovo e si fa male dopo un giorno di allenamento per trauma, quindi neanche... purtroppo è così, ma bisogna. Noi ci crediamo e ci credono i ragazzi che sono venuti, altrimenti non sarebbero venuti. Quindi bisogna solo avere la fortuna di fare un risultato positivo che ci manca inevitabilmente, ma noi abbiamo tutti i mezzi morali e tecnici per poterci salvare. È dura, lo sappiamo, ma non possiamo chiamarla impresa, dobbiamo fare punti. Poi il calcio è strano, dobbiamo vincere qualche scontro diretto che sarà importante,
ma nulla è perduto, noi ci crediamo fortemente, altrimenti non avremmo fatto acquisti, io non sarei qui. Ma cosa ha chiesto alla società, quali reparti sono ancora da rinforzare in queste ultime due settimane di calciomercato e poi cosa può dirci di Mandragora? È possibile un suo ritorno a Pescara in questo mese di gennaio? Ma guardate, io non sono abituato a parlare del mercato che non c'è, io parlo di quello che c'è. Abbiamo preso giocatori importanti che possono darci esperienza, che possono darci peso specifico, giocatori del calibro di Girardino, di Stendardo, di Bovo. Spero solo di poterli mettere in campo. Chiarissimo, Massimo Do, anche sul mercato. A proposito di mercato, Andrea, torno da te perché ne abbiamo parlato, poi sentiremo anche il presidente del Pescara, Sebastiani, che fa anche il punto sulle questioni Mattiello, Mandragora, peraltro stoppati da Massimiliano Allegri. Nella conferenza stampa di vigilia della partita che vedete alle mie spalle, Fiorentina-Juventus, Allegri per il momento ha bloccato la partenza quantomeno di questi due giocatori, anche perché in casa Juventus, in questo caso nel mercato ci sono i vari incassi, deve partire Evra perché poi Mattiello viene subito dopo Asamoah, insomma, però insomma, hai sentito, ci sono ancora margini oppure no? Allora, intanto diciamo subito che Mandragora è un giocatore che non serve. Non serve perché non è un giocatore pronto, è un giocatore che si è fatto male lo scorso anno a Chiavari durante Virtus Entella Pescara, poi ha avuto una, dopo quell'operazione, un'altra operazione in estate, non ha mai giocato, quindi è un giocatore che non è pronto, che non è integro al 100% ancora, ma soprattutto non ha la preparazione per affrontare una partita, quindi se arriva ora, quando sarà pronto effettivamente tra due mesi al Pescara, non serve un giocatore come questo, anche se parliamo di un talento straordinario, ma che non è pronto. Mattiello, che ha avuto pure lui dei problemi, ma sicuramente più pronto, potrebbe servire. Però oggi ho sentito le dichiarazioni di Sebastiani che dice: se parte Vitturini abbiamo un buco da coprire, e allora per quello che abbiamo chiesto Mattiello. Ma a questo punto, se si complica l'arrivo di Mattiello, allora il Pescara può andare avanti con Vitturini, che certo è un giocatore che deve accumulare esperienza e minuti in Serie A, però è un giocatore che sicuramente ha un futuro importante davanti, si può restare anche con Vitturini, che è un giocatore, certo, di proprietà del Pescara, al contrario di Mattiello, che sarebbe... Che verrebbe comunque in prestito, certo. Assolutamente. Certo. Quindi bloccando l'eventuale partenza di Vitturini verso Terni... Sì, non penso che sia un arrivo cruciale quello di Mattiello. È chiaro che in questo momento però ti servirebbe, perché Vitturini sicuramente salterà anche Sassuolo, quindi comunque per lenire questa emergenza ora ti potrebbe fare comodo. In generale, in un'ottica di 4, 5, 6 mesi di campionato, forse non è un'operazione prioritaria. Assolutamente. William, hai sentito la cosa che... Poi ti faccio rispondere ai messaggi, ma la frase che mi ha un po' colpito, se vogliamo, anche... Sappato un sorriso, però è bello anche per... A volte Oddo è interessante anche per questo, perché insomma non le manda a dire... Ci siamo presentati a Napoli, sembravamo la Longobarda. Sì. Ti ha colpito anche a te? E anche questa storia di Zupari, cioè, sembra una barzelletta, ma stamattina si stava allenando, l'abbiamo chiamato, ha mangiato una piadina ad Avezzano mentre veniva a Napoli. Sì, diciamo che oggi è stata una partita particolare con moltissimi infortuni, non abbiamo potuto impiegare i giocatori nuovi, ci sono tantissime diciamo, motivazioni per cui la partita non poteva che finire così, parliamoci chiaro, al di là della buona volontà e della prestazione da parte dei giocatori che hanno messo il cuore in questa partita, d'accordo, tutte chiacchiere morte. Perché, ti dicono che però perché è inutile che ti lamenti, perché il Pescara ha avuto 5 rigori a favore e poi sì, vabbè, devi aver giocato almeno. Sì, ma è anche quello uno dei motivi per cui non abbiamo fatto soltanto 6 punti sul campo. Perché? No, dicono perché a te, dici, per dare dei giudizi devi aver giocato, tu non hai giocato, allora no. Io non ho giocato, ho giocato a calcio. E l'allenatore Tom Rosati mi chiamava Schiaffino, io ero ala sinistra, pur essendo destro. Perché giocavi a piedi invertiti come si usa adesso. Bravo, adesso, come si fa adesso, quindi ho giocato a pallone. Ma d'altra parte poi a 79 anni ho visto di partite, anche senza giocare, capisco quando una cosa va bene e quando va male. Certo. La cosa che mi volevo dire, volevo rispondere al telespettatore, allo sportivo Claudio, che
è vero che in altre occasioni l'arbitro di porta ci ha penalizzato, ma io non dicevo che praticamente ci ha soltanto diciamo penalizzato o avvantaggiato. Io ho detto che è determinante, molte volte è determinante. William, dire le cose come stanno a molti fa male, lasciali perdere. Tu che il calcio giocato lo capisci, non il calcio aziendalista. Sei il numero uno. Sì, questo è un parente. Ah, è un parente, oppure te lo sei mandato da solo, no, scherzo. Aldo, tra un po' sentiremo anche il presidente Sebastiani, che ha parlato, e anche questa è una frase che ci è saltata particolarmente alle orecchie oggi pomeriggio quando l'abbiamo mandato in diretta nel corso di Diretta Stadio. Tornando al discorso Zupari, ci ha detto: è stato un segnale di grande professionalità, di grandissimo attaccamento, questo ragazzo che praticamente era già del caso in Pasa, già in Turchia di fatto, aveva già salutato i tifosi peraltro in maniera molto affettuosa, poi torna comunque a Pescara perché salta la trattativa, viene chiamato in extremis, parte con la macchina. Sì, ma guarda, innanzitutto lui è un professionista, quindi rientra nei suoi compiti questo qui, non niente da, e da questo punto di vista si è comportato da professionista esemplare, si è fatto trovare pronto. Ma secondo te che avrebbe dovuto dire? Appunto. Non vengo perché è brutto tempo. Appunto. Non lo so. Però io quello che veramente mi stupisce. No, dico, un professionista così, perché poi non è che se ne trovano tantissimi, a questo punto per le sue doti morali, magari non per quelle tecniche, perché ci sono anche difensori migliori, ma per le doti morali un dirigente lo dovrebbe tenere? No, vabbè, che c'entra? Loro hanno deciso che, dato che hanno preso dei giocatori, hanno pensato che Zubaric dovesse essere un giocatore in uscita e quindi lo hanno lasciato a casa per allenarsi. E diciamo che qui mi viene ingigantita fino a un certo punto la figura del giocatore che si è fatto trovare pronto, però fa parte del suo lavoro. Io invece quello che voglio dire è questo. Noi parliamo adesso quasi a destino segnato di questi acquisti, che io vedo con un certo scetticismo perché credo che ti serviranno ben poco, vista la situazione. E mi domando, ma perché? Ecco perché, e lì c'è la colpa di Oddo, non gli acquisti non sono stati fatti all'inizio del campionato. Sapevamo tutti che il tallone di Achille di questa squadra, anche se fosse rimasto la Padula, era la difesa. Allora io dico al mister Oddo, e mi ricordo le sue dichiarazioni quest'estate, lui diceva, questa squadra mi fido ciecamente di questa squadra e possiamo affrontare il campionato. Poi è successo che le prime partite hanno illuso qualcuno, però nessuno ha pensato che la squadra giocava solo 60 minuti e non 90. Perché le prime tre partite sono state fatte bene. Solamente che adesso, noi 4 anni fa, per inesperienza, avevamo fatto 20 punti al giorno d'andata, l'ultima partita vinta proprio 4 anni fa in Serie A, a Firenze. A Firenze. No, dovevamo rinforzarci per salvarci, abbiamo preso dei giocatori inguardabili. Adesso che potremmo prendere i giocatori, ci servono quasi. Aldo, ecco che dico. È storia vecchia questa. È storia vecchia, però purtroppo è la realtà. Chiaramente il tutto parte dall'inizio, perché se noi ci troviamo in questa condizione è perché non si è riusciti a fare bene nel girone di andata. Sì, ma William, e adesso non è semplice, perché William, non credo che. Vedi, molti dicono praticamente che alcuni sono pessimisti. Non è pessimista. Vabbè, ma altri sono illusionisti però, perché è ovvio che se l'esagerazione non va bene da nessuna parte. Certo. Cioè, voglio dire, essere pessimisti è sempre un fatto brutto, ma essere, diciamo così, ottimisti e illusionisti per far credere ad altri che Cristo è morto di freddo, ma sai, credo che sia sbagliato. Sai perché io dico questo? La gente, siamo andati in Serie, ha dimenticato che noi l'anno scorso, con quella difesa, abbiamo preso 5 gol a Vercelli, che in tutto il campionato la Vercelli non l'aveva fatti. 4 gol, e ogni volta che c'era un calcio d'angolo, una punizione, se ricordate, passavamo i guai. Certo. Quindi bisognava quest'estate provvedere. Non si è fatto, e adesso l'abbiamo, si spendono dei soldi, secondo me. Questo è un discorso che abbiamo fatto. Comunque, 10.000 volte. Sono discorsi triti e ritriti. Assolutamente, però. Assolutamente. A proposito della difesa, Andrea,
poi sentiamo il presidente Sebastiani. Ne avete parlato anche oggi durante diretta stadio, perché insomma sì. È vero che Biraghi tornerà disponibile dopo la squalifica, però di fatto, se vogliamo, lui è stendardo, perché poi per gli altri mi sa che Sassuolo la saltano. Bovo starà fuori abbastanza, probabilmente non lo rivedremo in campo prima di un mese. E andiamo forse cauti anche con questa previsione, speriamo di no, ma insomma così ci risulta. Zampano starà fermo almeno per un'altra settimana e poi dovrà essere rivalutato. Idem Campagnaro e Vittorini, quindi questi giocatori non ci saranno. Fornasier oggi è andato in panchina, se dovesse allenarsi in gruppo la prossima settimana potrebbe essere a disposizione, quindi comunque sia io non so ora cosa farà Zuparic, però Coda, Stendardo, Fornasier ci sarebbero, diciamo così, i tre centrali e forse anche Zuparic. Poi sulle fasce con Crescenzi e Biraghi, diciamo che almeno i tre più i due esterni ci dovrebbero essere, sperando che non ci siano ulteriori ricadute. E poi lì in mezzo al campo l'auspicio è che in settimana arrivi il transfert dalla Federazione Argentina per Andrés Cubas, e quindi ci sarà l'opportunità anche di vedere all'opera un ragazzo che non può essere il salvatore della patria, però se ne parla bene e quindi c'è anche curiosità per vederlo all'opera. Posso fare una domanda a Andrea? Sì. Andrea, ascolta. Molti tifosi mi hanno fermato dicendomi: ma fammi capire, scusa William, ma l'Empoli, che è una nostra concorrente per quanto riguarda la salvezza, ci ha dato Gilardino. Sì. Ma ti pare normale che l'Empoli abbia dato a una squadra concorrente Gilardino, se Gilardino è in ottime condizioni? La domanda è chiaro che è di un tifoso, certo. Così che si pone. No, ma è una domanda pertinente. È una domanda pertinente. D'accordo, è una domanda pertinente. La risposta potrebbe essere che col gioco dell'Empoli Gilardino non si adattava come Cocco col gioco di Oddo l'anno scorso, e invece con il gioco di Oddo Gilardino può rendere di più. Al di là dell'età. Però resta il fatto che l'Empoli dà un giocatore che potenzialmente può permettere al Pescara di riprendersi, quindi l'Empoli dando Gilardino al Pescara rischia di danneggiarsi. Probabilmente ci sono stati buoni uffici, diciamo così. Gilardino comunque si è dimostrato un professionista serio, è andato dalla società dell'Empoli, ha detto: io non trovo spazio, perché c'è chi evidentemente riesce a fare meglio di me. Per qualsiasi motivo giocano altri, gioca Maccarone ad esempio, e non gioco io, mi lasciate andare, e l'Empoli ha lasciato andare. Allora la motivazione potrebbe essere liberarsi del contratto di Gilardino. Può essere anche questa una... Perché magari non è stato richiesto da nessun'altra squadra. Assolutamente sì, può essere che l'Empoli si liberi del contratto di Gilardino. Speriamo che il Gilardino e scommetta sul fatto che il Gilardino che hanno visto a Empoli probabilmente non può essere un giocatore risolutivo per il Pescara, però qui solo il futuro potrà darci una risposta, certo, veritiera. Certamente, certamente. Sentiamo il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, intervistato dal nostro Paolo Renzetti. Non, se parliamo di sfortuna, poi qualcuno comincia a dire che ci attacchiamo a cose che non riguardano il calcio. Purtroppo è un periodo così, quindi prendiamo questo periodo, cerchiamo di superarlo e continuando così speriamo di uscire fuori da questa situazione. Un ottimo primo tempo, il primo tempo che il Pescara in questa situazione doveva giocare. Poi subito il gol su quella punizione, poi mi sembra che c'era un rigore sacrosanto su Gilardino. L'espulsione. Se ce lo danno magari pareggiamo la partita e ci rimettiamo a giocare come dobbiamo giocare a Napoli. È evidente che se non giochi come devi giocare a Napoli, con quella qualità, quella velocità che e con quei giocatori che ha il Napoli, ti possono far male in qualsiasi momento. Io devo fare i complimenti ai ragazzi, al mister, perché oggi in una situazione di grandissima emergenza hanno dimostrato che sono una squadra e sono un gruppo di ragazzi che hanno dei valori veri. Ieri in conferenza stampa Oddo aveva detto: questo per noi è un periodaccio, giocare a Napoli senza 10 giocatori, senza 10 titolari. Presidente, non vuole parlare di sfortuna di altro, però credo che oggi si sia toccato quasi il Guinness dei primati. Avevate una squadra fuori causa. Sì, però non ha senso parlare di sfortuna, purtroppo è un periodo che è così, cioè magari hai 20 giocatori al seguito, chi prende il virus? Il difensore centrale,
come se non bastasse, quindi ci sta e prendiamo atto di questo. Parlando proprio di questo periodo, alla luce anche dei contrattempi che ci sono stati negli ultimi giorni, per quanto riguarda il mercato, Mattiello e Mandragora da una parte, Zuparic e Gyomber dall'altra, cambieranno gli obiettivi di mercato, nel senso i due difensori potrebbero restare almeno per il momento? E poi ieri Allegri in conferenza stampa ha detto Mattiello e Mandragora resteranno a Torino. Ma noi veramente avevamo chiesto Mattiello, perché Mandragora sapevamo che c'era questo tipo di discorso e quindi non era una priorità. Noi avevamo chiesto Mattiello perché se decidessimo di mandare a giocare il nostro Vitturini magari ci servirà un giocatore lì. Però queste sono tutte considerazioni da fare, perché se è vero che tanti giocatori giocano con i 97, i 98, tante squadre, per quale motivo non ci possiamo giocare noi? Oggi avevamo in panchina addirittura un 2000 e il Pescara è questo e deve fare questo. Zuparic e Gyomber? Stanno bene. No, Zuparic io penso che vada solo ringraziato per quello che ha fatto. Ha fatto qualcosa, è quello che dicevo prima, no? Lo spirito del gruppo, ha fatto qualcosa di altri tempi, no? È venuto qui con la macchina, manco giocasse alla Wisp, no? Si è messo a disposizione nonostante ci sia questa trattativa in corso, il ragazzo ambisce a giocare di più e quindi può darsi che magari andrà via. Ma cosa cercate in queste ultime due settimane? Ma noi cerchiamo un po' di tranquillità, cerchiamo di recuperare quelli che abbiamo, perché secondo me abbiamo fatto le cose per bene cercando di puntellare la squadra dove serviva. Adesso c'è bisogno che questi possano scendere in campo. Oggi Girardino, che non giocava da tanto tempo, ha fatto il suo, peccato per quella palla che probabilmente pensava di avere la porta di fronte, l'ha tirata anche bene ma è andata fuori, però noi dobbiamo cercare di recuperare quelli che abbiamo, perché sono convinto che abbiamo un bel gruppo. Prossime tre partite: Sassuolo, Inter e il recupero con la Fiorentina. Vediamo la classifica. Vi chiedo se il Pescara al completo, ma sappiamo già che nelle prossime partite quasi certamente non lo sarà, però se il Pescara al completo può colmare questo gap, quello che la separa dall'Empoli, che è distante 9 punti, che sarebbero 10 ad oggi perché il Pescara ha lo scontro diretto a sfavore, ma che potrebbero essere 7 se il Pescara dovesse vincere il recupero con la Fiorentina, quindi a parità di partite giocate. Ce la può fare a colmare un Pescara al completo questo gap? Io la risposta non te la posso dare, perché non questo è esoterismo praticamente, perché il Pescara visto finora non può, secondo me ci sono poche speranze che possa farlo. Il Pescara con questi innesti, che praticamente potrebbero essere utilizzati o meno, non si sa che differenza faranno a livello proprio di gioco, a livello di squadra, quindi la risposta non c'è, staremo a vedere. Io non mi faccio illusione per una questione matematica. Sentivo pochi giorni fa il direttore sportivo del Crotone a Sport Italia, Ursino, che diceva: abbiamo 9 punti prima della partita col Bologna, sì, e dobbiamo assolutamente vincere 6 partite in casa e 2 fuori casa, che sono 24 punti, che sommati ai 9 diventano 33. Ora l'Empoli ha 18 punti. O si dovrebbe fermare l'Empoli, fare 7-8 punti, perché basterebbe che l'Empoli riuscisse a fare 14-15 punti che già tu sei fuori. Certo. E non è facile vincere 8 partite. Ormai io credo che, salvo cose quasi impossibili che possano succedere, io credo che Crotone, Palermo e Pescara abbiano il destino segnato. Tant'è che il presidente del Palermo, Zamparini, ha detto proprio domenica scorsa: se perdiamo, non oggi a Sassuolo, se perdiamo a Empoli, siamo in Serie B. Certo. Proprio alla luce di questo fatto io non mi faccio illusioni, a meno che riuscissero a vincere 10-12 partite, allora... Vabbè, chiaro. Quello può succedere, però cosa che... è difficilissimo. Nel caso di Girardino, intanto, Cico, è stata la volontà del giocatore, che peraltro, volontà soprattutto di lasciare Empoli, dove Martuscello tanto spazio non glielo dava. Spero che questo campionato non possa ridicolizzare la città di Pescara fra tutti i campionati europei, e non solo, comunque sempre forza Pescara. In realtà, poi, diciamo che ridicolizzare è una parola decisamente
forte e se vogliamo anche fuori luogo, perché comunque il Pescara è una squadra e una piazza che sta facendo il massimo campionato di calcio, quindi insomma. William, a proposito di della cose, visita, sì, a proposito, perché in settimana c'è stata la visita di Giampiero Ventura al Pescara. Voci fondate mi dicono che Brugman abbia principi di pubalgia. Mi confermate? Se così fosse ci vuole un regista. Poi lo chiediamo al nostro Andrea Costantini. Peraltro ce l'hanno scritto anche oggi, di una pubalgia o ernia per Brugman. Anche qualche altro telespettatore ci ha segnalato questa cosa. Poi magari controlliamo. Piove sul bagnato. Piove sul bagnato. In settimana c'è stata la visita di Giampiero Ventura, sì, al Pescara. Così come prassi consolidata anche durante la gestione Conte della Nazionale, di far visita un po' di questo tour alle squadre di Serie A, con il vice Salvatore Sullo. Sì, Sassullo. Sugli organi di stampa è anche uscita una particolarità, un aneddoto del fatto che a Sullo sia arrivata una busta biancazzurra, ovviamente, lui ex Pescara, con dentro un DVD e una lettera, no, una maglia, no, una maglia e un DVD. Sì. Oh, la maglia era... Alla fine abbiamo scoperto chi aveva... Sì. Sei stato tu? Sono stato io, sì, che peraltro poi, siccome non potevo entrare perché era a porte chiuse, ho avuto l'ardire di, nel momento in cui è arrivato il presidente Sebastiani, che io ringrazio per carità perché è una persona squisita, è stato lui a portare all'addetto stampa Massimo Mucciante questa busta contenente un DVD che non era altro che la partita in Telepiù di Pescara-Sampdoria. Ecco, perché gli hai recapitato perché questo DVD? Perché mi sono ricordato... Alla maglia, perché tuo nipote aveva la maglia di Sullo. Mio nipote voleva l'autografo. Aveva la maglia di Sullo, numero 17, ha chiesto l'autografo. La dedica. E invece, per un regalo gradito... L'ho regalato a cosa? A Sullo, perché? Perché aspetta, perché ce lo vediamo perché glielo hai... 99-2000, Pescara-Sampdoria, lo vediamo. Allenatore, vediamo chi era. Applaudito il disimpegno del Pescara. Sullo, Giampaolo, Scattarossi a destra, lo ignora Giampaolo perché è pressato. Gelsi, Galeotto, Iole sottolineano questa azione del Pescara. Rossi, favorito dal ripallo con Tosto. Giampaolo può accelerare. Dentro per Sullo, Rossi, forse fuori gioco, arriva Giacoppo, si inserisce, supera il portiere, porta a vuota, Giacoppo, ancora su di lui Sereni, Giacoppo, palla dentro, rete! E qui il quarto gol del Pescara con Sassullo. Che gol, ragazzi, che c'è stata un'azione perfetta, è stata da manuale questa azione qui, e ancora una volta la Sampdoria è rimasta palata lì in difesa e Sullo non ha avuto difficoltà a mettere in rete questa palla depositata. Una grandissima giocata di Giacobbo, anzi di Allegri, che qui supera Allegri, supera Sereni, guarda, conserva la posizione dei compagni nel cuore dell'area di rigore, l'inserimento di Sullo che segna il più comodo dei gol, grande merito, prova sicuramente attribuito a Massimiliano Allegri, ancora una grande giocata da parte del capitano del Pescara, protagonista di una prestazione superlativa. Due gol di Rossi, uno di Gelsi, uno di Sullo, Pescara 4, Sampdoria 0. Arriva il momento di Caruso. Allenatore era Giampiero Ventura, il quale... Esatto, l'allenatore era Giampiero Ventura di quella Sampdoria. Seguì quella partita straordinaria dei biancazzurri di Galeone a bocca aperta e perse il campionato, che andò a vantaggio invece di Serie B, a vantaggio del Napoli di Novellino, e anche lì noi praticamente abbiamo sciupato un'occasione straordinaria perché Zanini, il gol del 2-1, facemmo 1-1, il gol del 2-1 praticamente invece di tirarlo di piatto con una palla comodissima, fece il tacco praticamente, fece passare la palla e il tacco,
e mandò alla bandierina del calcio d'angolo. Qui era Galeone. Per dire. Galeone, sì. Eh sì, certo. Assist di Allegri, cioè si pensava era... E allora mi sono ricordato di questo gol e glielo hai spedito, gli hai detto guarda che gol che hai fatto al tuo attuale... Che peraltro la società aveva intenzione, dopo la partita contro la Sampdoria, di esonerare addirittura Galeone, perché si presumeva che avrebbe perso. Sicuramente, invece facemmo una partita straordinaria. Io andai a vedere l'allenamento il giovedì a Nereto e Galeone disse: vedo i giocatori molto motivati. E fu una partita bellissima, due gol di Rossi, un gol straordinario di Michele Gels e poi 4-0 di quarto gol di Sassuolo, che adesso non credo che abbia fatto vedere il DVD a 21. Se l'hai rivisto a casa da solo. Mi pare che andò a Messina, Sì, esatto. Dove poi ha giocato una bandiera, poi 5 anni a Sullo. Tant'è vero, hanno la maglia di Sullo, che non mi ricordo il numero, non l'hanno più data a nessun giocatore a Messina. Come la maglia di Maradona a Napoli. È una bella emozione. Sì. A proposito di ex, Volevo dire un'altra cosa, che Francesco, che è mio nipote, praticamente appassionatissimo di calcio, è compagno di scuola di Pompetti che oggi è stato convocato. Che è stato convocato, è un allievo del Pescara che è stato convocato ed è un compagno di scuola di mio nipote, di Francesco, e a Francesco ho detto: domani a te tu sarai interrogato, Pompetti no, perché chiaramente non poteva studiare perché era a Napoli. A proposito di ex, ci andiamo a vedere, diciamo, uno, perché poi c'era anche Insigne, per esempio, uno degli ex di questa partita che sedeva sulla panchina del Napoli, Maurizio Sarri. Ma era una partita facilmente prevedibile, era chiaro che gli spazi sarebbero stati chiusi. Loro hanno fatto un primo tempo di grande dispendio energetico, pressione alta, nei momenti in cui riuscivamo a abbassarli facevano grande densità, quindi una situazione difficile, come è difficile anche per tutte le altre squadre quando si trova questo tipo di situazione. È un primo tempo fatto bene da parte loro, grande dispendio di energie, era prevedibile che l'ultima mezz'ora potesse diventare una partita completamente diversa e che ne potessimo approfittare, a patto di rimanere lucidi. Poi all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto anche la fortuna di sfruttare una palla ferma e quindi la partita è diventata più semplice, e lì siamo stati molto bravi perché abbiamo creato tantissimo. E mi dispiace un po', in una partita in cui non abbiamo concesso quasi niente, abbiamo preso il rigore contro al 93esimo, quello è il piccolo rammario della giornata, però... Nel secondo tempo penso abbiamo creato un'occasione ogni 3 o 4 minuti, quindi abbiamo fatto, una volta sbloccato la partita, abbiamo fatto bene. Sta venendo fuori una classifica con delle medie punti esasperate, le prime 5-6 squadre hanno una media punti impressionante. Era anche facilmente prevedibile, perché nel senso, società di grandi investimenti come ha fatto il Milan e l'Inter prima o poi sarebbero tornate nell'altra classifica, questo era facilmente prevedibile. Penso che il futuro non staranno solo nell'altra classifica, ma staranno nell'altissima classifica. E quindi sta venendo fuori un campionato in cui rimanere a vertici nelle prime 3-4 posizioni è estremamente complicato, perché il rischio di un pareggio in una partita come quella d'oggi ti può costare carissimo. È chiaro, è più stressante, ma penso che sia stressante anche per gli altri. Abbiamo visto insomma uno come Maurizio Sarri, che da queste parti è allenato, insomma, di carriera, di strada ne ha fatta. Lui abitava a Francavilla, io lo incontravo, aveva il cane, sempre vestito di scuro, con l'imbancabile sigaretta. Il padre, però, una persona serissima. Peraltro, perdonami William, hai detto bene, mentre lo ascoltavamo, Aldo, mentore, tra virgolette, di un altro nostro allenatore, Vincenzo Vivarini. Ma infatti, Vivarini è un grosso stimatore, ma si stimano a vicenda. Perché... Ma è stato anche maestro di Vincenzo Vivarini, proprio quando Vivarini faceva l'osservatore a Pescara. E quando Vincenzo parla di Sarri... dice il mio maestro, non
sì, non l'ha mai nascosto, e infatti hanno la stessa attenzione nel preparare le partite. E veramente, comunque io l'ho conosciuto, è una persona serissima. Umbertone, Umberto il grande Giuseppe, Umberto di Giuseppe, che è molto amico del padre di Maurizio Sarri. E mi diceva Umbertone che il padre era arrabbiatissimo con il figlio Sarri perché lasciò il posto in banca addirittura, sì, sì, per fare l'allenatore, e il padre era contrariato in maniera straordinaria. E invece adesso deve essere penso che abbia cambiato idea, deve essere contento del figlio, che ha fatto sicuramente carriera come ad allenatore altissimi livelli. Invece di pensare a salvarsi, che una chimera, il Pescara dovrebbe cercare di vincere il prima possibile una partita per non entrare nel Guinness dei primati. Vediamo il prossimo turno, perché siamo in chiusura di questa prima parte, poi salutiamo William e rimaniamo per vedere la giornata di Serie D con Aldo e con Andrea Costantini. Atalanta-Sampdoria, Bologna-Torino, Chievo-Fiorentina, Empoli-Udinese, Genoa-Crotone, Juventus-Lazio, Milan-Napoli, Palermo-Inter, Pescara-Sassuolo, Roma-Cagliari. William torna Aquilani a Pescara. Bella figura che fa. Che dici, come andrebbe accolto? Con indifferenza, certo, come si dice, Aquilani, oppure con qualche... Aquilani è stato irritante, diciamo, sì, no? Parliamoci quando ha giocato? Nell'ultima prestazione, proprio quando era stato messo in panchina, lui contrariato, poi è entrato ed è stato espulso. Insomma, non ha lasciato un buon ricordo a Pescara, sicuramente. Però posso dire, però staremo, sì, a vedere. Io mi auguro che i tifosi del Pescara, che io reputo la tifoseria del Pescara una tifoseria molto matura, lo ignorino completamente. Perché una persona come Aquilani va solo ignorata. Sì. Lui è venuto qui, doveva fare la differenza, l'ha fatto in negativo, ha giocato pochissimo, e poi quando è andato via ha sputato nel piatto che ha mangiato. A meno che, e questo ho dei forti dubbi, non sia stato pagato, ma credo che sia stato pagato. E quello che mi ha dato fastidio è che ha lasciato dei punti interrogativi. Le cose, se, quando non vanno, vanno dette chiaramente. Sì, sì, più che altro diciamo che un po' di lingua lunga ce l'ha la compagna, ecco. Mettiamola così, vediamo il prossimo turno. Maurizio, diamo una occhiata soprattutto, abbiamo visto Pescara-Sassuolo, ma diamo un'occhiata anche alle concorrenti. Perché Empoli-Udinese è una partita Empoli-Udinese, il Crotone va a Genova contro il Genoa, e abbiamo visto la Juve, Docet, il Palermo batte l'Inter. No, il dente avvelenato. E lei, Palermo gioca alla favorita contro l'Inter. Diciamo che tutto sommato, sì, stiamo sempre nella condizione di sperare qualcosa. No, ma tutte le volte è successo così. Speriamo bene. È così. Però dobbiamo vincere la partita. Ancora? È dal 2013 che non vince, l'ha detto oggi Sky. Dal 2013, 6 gennaio 2013, Sky, giorno che si facessero i fatti loro. Vabbè, mi ha detto che non vinceva una partita in Serie A. L'ultima a Firenze. Capito, sì, vabbè, ho capito. Però Fiorentina Pescara 0-2. Jonatas e Mervan Celik, niente po' di meno. Okay. Tanto vedete ancora alle mie spalle il riscaldamento di Fiorentina-Juventus, ecco, questo è Gonzalo Rodriguez, del difensore della Fiorentina. Peraltro questo è, lo dicevamo prima, l'ultimo campo dove ha vinto una partita di Serie A il Pescara. Grazie William per essere stato in nostra compagnia, Aldo rimane con noi, tra un po' cambiamo argomento, parleremo della Serie D, però ci fermiamo per un break di pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Seconda parte, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone. Adesso apriamo la parentesi di Serie D, aspettando che settimana prossima ricominci anche la Lega Pro. Lunga sosta per il terzo campionato nazionale, che per quanto riguarda noi abruzzesi vedrà il Teramo ricominciare in casa contro il Pordenone, ma questi saranno argomenti ovviamente di attualità solo nella prossima puntata. Contro il Pordenone, sì, vice capolista. Peraltro vi dico che mercoledì, visto che ci saranno i recuperi della giornata
di campionato di Serie D che non si sono disputati settimana scorsa. Noi saremo in onda con l'Abruzzo del pallone, ovviamente. È chiaro, poi saluto Luca, è chiaro che in questo momento, almeno dalle notizie che ci arrivano, il maltempo è ripreso come se non più di settimana scorsa. Ma nevicare. Quindi, sì, ma dove? Già a partire da una certa quota di altezza, zone collinari e quant'altro. È chiaro che sulla costa no, a differenza di una settimana fa. Quindi, per il momento diciamo che se le partite dovessero essere recuperate, mercoledì noi saremo in onda per farvi vivere la giornata di campionato. Che fenomeni che abbiamo all'Aquila. Solo una settimana fa prendevamo 3 gol da una squadra vera, oggi abbiamo voluto dimostrare la loro forza contro una Juniores. Complimenti, mi raccomando, Domenica Corrieti, tornate a fare i conigli. Mi fate salutare Luca che ci ha scritto e che ci aggiorna degli impegni del Giulianova, che oggi aveva l'impegno interno al Fadini contro la Sant'Egidiese, se non erro, se non ho letto male, 1-1 per i giallorossi di Piccioni contro altri giallorossi di Alessandro Fabrizi. Dunque 1-1, ma il Giulianova che resta in testa alla classifica. Vediamo i risultati adesso dei gironi F e G di Serie D, per vedere, considerando che purtroppo il 2017 si apre con una notizia che era nell'aria, che però comunque in quanto abruzzesi fa male, diciamo l'addio al campionato del Chieti, che non giocherà più da qui alla fine del campionato. Non c'erano i presupposti nemmeno per continuare, per terminare questo campionato, e quindi da adesso in avanti tutte quelle che giocheranno contro tutte le squadre che da calendario avrebbero dovuto giocare contro il Chieti di fatto non giocheranno e riposeranno. Diventa un campionato dispari con i riposi, insomma è una situazione veramente brutta, e mi fermo davvero qui, perché poi ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti della situazione del Chieti. In questi casi non si sa nemmeno se è meglio fermarsi e interrompere l'agonia o andare avanti e farla proseguire. Ma è stato meglio così, comunque. Comunque, risultati della 19ª giornata, seconda del girone di ritorno, perché la prima era di settimana scorsa, ma ci sono stati praticamente solamente poche partite giocate. Alfonsine Monticelli 2-1, Castelfidardo Fermana 0-2, Civitanovese Agnonese 0-3, Jesina Matelica 1-3, Pineto Vispesaro 0-0, Romagna Centro Campobasso 5-1, San Nicolò Chieti è annullata di fatto, quindi il San Nicolò riposa ancora, San Maurese Recanatese 1-0, Vastese San Marino 0-0. Vediamo la classifica, dove vedrete una marea di asterischi. Fermana 35 punti, Vispesaro 32, San Nicolò e Vastese e Matelica 31, San Maurese 29, Agnonese 27, Monticelli 24, Jesina 23, San Marino 22, Campobasso 19, Alfonsine Romagna Centro 17, Civitanovese 16, Pineto 15, Castelfidardo 14, Recanatese 12 punti. Il Chieti di fatto è escluso dal campionato. Vediamo la Serie D, girone G, con l'Aquila che invece è stata l'unica delle abruzzesi a giocare la settimana scorsa, perché giocava a Monterosi. Alzachena San Teodoro 2-1, Città di Castello Onorese 2-3, Flaminia Vezzano 1-1, L'Aquila Foligno, non è un errore, 11-0 contro il Foligno. Posso dirti una cosa? Tra un po' ci arriviamo, Aldo, finisco di leggere i numeri. Lanusei, Latte Dolce Sassari 3-2, Ostia Mare Sporting Trestina 2-1, Rieti Monterosi 2-0, Torres Muravera 1-2, Vivi Alto Tevere Sansepolcro Albalonga 3-0. Vediamo la classifica, dovrebbe esserci Rieti in testa alla classifica, 40 punti, 38 Monterosi Arzachena, 37 L'Aquila, 36 Ostia Mare, 34 Nuorese, 33 Albalonga, 28 Vivi Alto Tevere Sansepolcro, Avezzano 26, Sporting Trestina 25, Flaminia 23, Lanusei 22, Latte Dolce Sassari 18, Muravera 16, Foligno e San Teodoro 14, Città di Castello 11. Chiude la classifica la Torres con 8 punti. A proposito di cosa volevi dire sull'Aquila Foligno? Ma a me è dispiaciuto vedere 11-0, perché mi risulta che Foligno è andato con la squadra ragazzi.
Sì. Allora, una volta che tu hai fatto 3, 4, anche 5 gol, fai girare la palla, non fai più gol. Questa è una mia, cioè un'etica che c'è nello sport, perché non bisogna mai infierire in questa maniera, ma questa è una mia opinione. Io spero che non succedano più di queste cose, ecco, e spero che domenica l'Aquila, che gioca con Rieti, mi pare, sì, le faccia 4-5 domenica. Non vorrei che spara tutte le cartucce come oggi. Diceva il nostro telespettatore, sì, diceva abbiamo perso col Monterosi, ci siamo rifatti. Sì, però non va bene in assoluto, anche perché può capitare che quelli vengono a giocare da te con tanti ragazzini, sì, che gliene fai 4 o 11. Non esiste proprio, quindi ci sono rimasto un po' male. Aldo, poi rispondiamo anche alle varie domande. Partendo dalla situazione del Foligno, per passare a quella del Chieti, tante squadre in difficoltà, ma non c'è il rischio che questi campionati diventano... eccolo qua, neanche l'avessi scritto io, casi Chieti e Foligno mostrano che il calcio italiano non è più credibile. E in realtà io mi associo, perché poi vero, diventano campionati in cui tanti asterischi, squadre che mollano a un certo punto. Scusa. Come si fa a credere ad un campionato? Tu adesso stai parlando di Foligno e Chieti. Io parlo della Serie B. Il Pisa, sì, perché è stato iscritto al campionato? Sai quante società in C non pagano, sono indietro? Cioè, per rendere credibile i campionati, innanzitutto bisogna fare in maniera che tutte le società abbiano dei bilanci a posto. Quando parlo di bilanci, cioè che pagano puntualmente gli stipendi, altrimenti è inutile fare calcio. Allora, per quanto riguarda il Chieti, e qui ti prego di credermi, e per me vedere questa fine è una grossa sofferenza, perché avendo lavorato un anno a Chieti, conosco la tifoseria e i tifosi, per certi versi, non si meritavano questo smacco. Però, onestamente, chi l'ha iscritto al campionato di Chieti? Ma una volta iscritto, perché non si sono accertati chi erano i proprietari? Visto che c'erano dei debiti pregressi, perché l'hanno iscritto? Ecco, la domanda. Allora, il calcio oggi, specie in queste categorie, sta diventando poco credibile a livello serie C, serie B. Pensa un po' a questi livelli qui. Io adesso questa è una domanda che mi pongo, ma sono le autorità del calcio che sono diventate poco credibili. Sì. Su questo c'è poco da dire. Quando ero presidente, io in promozione, ma sto parlando di 20 anni fa, il 10 del mese si pagava. Cioè è un, sì, impegno, sì, è un impegno che uno prende, e se non è in grado di portarlo avanti, deve dichiararlo prima, io mi chiamo fuori. Un po' quello che è successo a Lanciano, no? Sì, sì. Il Lanciano, secondo me, non doveva far quella fine. La famiglia Maio, per correttezza, doveva iscrivere la squadra al campionato, dopodiché portava il titolo sportivo al sindaco. Non finire in quella maniera. Cioè, ci sono tante cose che succedono e nessuno, e tutti zitti, nessuno parla. E questo è sbagliato. Certo. Certo. Intanto, scusami Aldo, fammi aprire una piccola parentesi che riguarda proprio il maltempo. Ne abbiamo parlato, ma ovviamente noi stiamo parlando di calcio, tra un po' vedremo il primo servizio di Pineto Vispesaro, però è chiaro che non è che viviamo al di fuori, cioè stanno succedendo anche altre cose. Il maltempo, c'è un post su Facebook del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, in considerazione delle previsioni del centro funzionale Abruzzo e delle copiose nevicate su tutto il territorio comunale di Teramo, eccolo qua che mi vengono anche in soccorso, interruzione attività didattiche delle scuole di ogni ordine, grado, materne e nidi compresi nella città di Teramo, e poi stessa cosa anche a Campli, a Basciano, a Civitella, ad Atri e a Sant'Omero. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, poi se ce ne saranno altri ovviamente vi terremo aggiornati, soprattutto per quanto riguarda le zone interne che in questi minuti sono particolarmente preda di questo maltempo che sembra non volersene andare mai a... Comunque ha fatto bene il sindaco Brucchi a chiudere le scuole. E per Teramo, non il calcio non c'entra niente, per Teramo è un brutto momento, perché già mi risulta che un sacco di abitazioni siano state lesionate dal terremoto. E veramente io non posso fare...
veramente sono dispiaciuto e mi auguro che tutto si risolva nel migliore dei modi, perché trovarsi come si trovano i terremotati, senza casa, senza, e poi specialmente con questo tempo infame, non è una cosa positiva. Assolutamente. Bravo Aldo, sono 5 anni che vado dicendo che il Chieti aveva problemi economici, ma non è stato fatto nulla. Comunque, cominciamo a vederci le immagini. Iniziamo dal Pineto, che oggi aveva una partita, se vogliamo, complicata contro una delle sorprese di questo girone. La Vispesaro del grande ex Rocco Costantino, cannoniere dei marchigiani, è finita 0-0. Il servizio di Roberta Di Sante. Inizia con un buon pareggio ottenuto contro la vice capolista Vispesaro 2017 del Pineto, che torna a giocare oggi dopo il rinvio causa neve della trasferta di Campobasso, che si recupererà mercoledì, ma il tempo che non risparmia neppure oggi il Mariani Pavone, tanto che il direttore di gara Jacopo Tolve di Salerno decide di dare inizio alle ostilità con qualche minuto di anticipo per via del violento nubifragio che precede la gara. L'ex Daniele Amauro, accolto con affetto dai tifosi biancorossi, deve rinunciare a Esposito squalificato, ma riesce a recuperare in extremo Ennis Maloku in difesa e dà fiducia sulla sinistra a centrocampo a Cerceluti, lasciando i nuovi arrivi Fiumara e Donatangelo in panchina. In avanti spazio dal primo minuto alla coppia Cacciatore Palumbo, Sassarini senza Ridolfi e Raparo appiedati dal giudice sportivo, e Tedesco infortunato si affida a Bugaro e Santucci, che insieme a Comi supportano l'ex Costantino punta avanzata su un terreno ai limiti della praticabilità. Il Pineto si fa subito pericoloso all'ottavo con una conclusione di Mariani dalla distanza che termina lato. La risposta della Vista al 14° con Bugaro, stessa sorte per lui con la sfera che finisce sull'esterno della rete. Un minuto più tardi azione da Moviola con un tocco di mano in area pinetese che di fatto impedisce alla sfera di arrivare agli avanti biancazzurri, ma l'arbitro decide di far proseguire. Nella fase centrale del primo tempo gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e monopolizzano il possesso palla mentre i locali giocano di rimessa. Al 28° Comi serve dentro Costantino che resiste alla carica di Pisani ma conclude sulle esterno della rete. L'ex di turno alla mezz'ora ha sui piedi la palla più ghiotta del primo tempo, ma l'ottimo tempismo in uscita del giovane Mazzocchetti, che gli chiude lo specchio, impedisce agli ospiti di passare in vantaggio. Il Pineto sembra imbrigliato nella manovra della Vis, più lucida e propositiva nella prima frazione. Durante l'intervallo Amaolo però striglia i suoi, che tornano in campo più determinati e con un baricentro più alto provano a fare la partita. Nemmeno un giro di lancette e Palumbo si fa pericolosissimo centrando in pieno il palo alla sinistra di Stefanelli sull'invito di Cacciatore. Passa un minuto e Logoluso apre sulla destra per Cerceluti, che trova un buon corridoio ma pressato non riesce a far altro che dare il là ad un velleitario pallonetto. Al 12° Stefanelli si guadagna la pagnotta murando così la conclusione di Palumbo, che poi prova a rimettere forte in mezzo senza però riuscire a trovare nessuno pronto alla stoccata vincente. Al 18° ancora Palumbo va alla conclusione costringendo Stefanelli alla respinta, la sfera resta lì e sulla pressione il bomber pinetese va a terra ma viene ammonito per simulazione. Non protesta l'attaccante biancazzurro. Dopo una prima fase di grande pressione da parte del Pineto, la gara torna sul filo dell'equilibrio. Al 21° occasionissima per la Vispesaro, Costantino prolunga di testa un cross dalla destra rischiando di servire Cremonesi sul primo palo, provvidenziale su di lui l'anticipo di Maloku. Nel corso della ripresa spazio anche a Ganci in luogo di Palumbo e Proietti, che torna a dopo un mese di infortunio, ma la gara non si sblocca. L'ultima occasione è per Pomante, che al 41° di testa potrebbe fare il colpaccio deviando in rete l'invito di Mariani, ma Stefanelli si fa trovare pronto all'anticipo in extremis. Termina così a reti inviolate un tempo per parte ed un pari tutto sommato giusto, un punto importante per il Pineto che sarà chiamato a disputare 3 gare nei prossimi 7 giorni. Ero molto preoccupato perché abbiamo passato una settimana dove ho 7 giocatori, 6 titolari che non si sono completamente allenati, e quindi sapevo che potevamo andare in difficoltà in questa partita, e devo dire che il primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi abbiamo sbagliato i 10 minuti del secondo dove abbiamo concesso 2-3 situazioni e poi siamo riusciti nella seconda parte a rigiocare, a riavere il controllo della partita, a ricreare. È chiaro che queste partite determinano un episodio e noi abbiamo avuto 4-5 situazioni per farlo e non l'abbiamo fatto. Non era facile, non è facile, non era facile giocare su un campo
veramente veramente inzuppato, però secondo me la squadra, alla squadra ho poco da puntare, secondo me ha fatto una buona partita. Un risultato equo che rispecchia quello che si è visto nell'arco 90 minuti, la Vispesero c'è stata superiore nella prima frazione con ottime geometrie, con un'organizzazione di gioco importante che sapevamo, e forse la squadra che gioca meglio in questo girone, quindi complimenti al mister e a tutti i ragazzi che stanno facendo un ottimo lavoro e secondo me è una candidata alla vittoria finale. Nella seconda frazione ho chiesto ai ragazzi di essere un po' più aggressivi, di giocare un po' più alti, l'abbiamo fatto e lì siamo stati pericolosi con due o tre opportunità importanti anche davanti al portiere. Se avessimo sbloccato il risultato forse la partita con un cambio in queste condizioni veniva indirizzata in un certo modo. È venuto fuori un 0-0, lo accettiamo, però la prestazione della squadra è stata ottima considerato un mese che non giocavamo e quindi abbiamo dato continuità alla prestazione di Recanati e Matelica. Non sono venute le vittorie, però sono venute prestazioni importanti di una squadra che gioca alla pari di squadre, con squadre importanti. Mercoledì ci sarà anche il recupero della trasferta di Campobasso, siete chiamati a giocare 3 volte nei prossimi 7 giorni. Purtroppo questa per noi è una nota negativa, per un mese non abbiamo giocato, poi ci troviamo adesso ad affrontare 3 gare in una settimana con terreni al limite della praticabilità, quindi non è qualcosa di positivo per noi, però abbiamo un organico ampio e stiamo recuperando un po' tutti gli effettivi e adesso ci prepareremo alla prossima partita di Campobasso. Altre notizie che arrivano, tra un po' commentiamo Pineto Vispesaro, scuole chiuse domani anche nel comune di Penne, il sindaco Mario Semproni ha sospeso domani lunedì 16 gennaio le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale nonché dell'asilo nido comunale di via Guido Rossa, chiusi anche cimiteri e parchi, la decisione è stata assunta dopo la nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale che prevede addirittura un peggioramento nelle prossime ore delle condizioni atmosferiche. A casa ci torno io. Tu forse sì, caro Aldo, credo che qualche difficoltà in più l'avrò io a tornare a casa. Comunque, al limite magari mi mettono una brandina qui alla peggio. Vediamo, prima di parlare della partita in senso lato, vediamo un episodio da Moviola su cui il Pineto ha protestato. Siamo nel corso del primo tempo, c'è un cross dalla destra e Paoli, difensore della Vispesaro, in area di rigore tocca così il pallone. L'abbiamo cercato di Maurizio, riusciamo poi ad andare nell'inquadratura frame by frame in quella più stretta, nella prossima, eccola qua, possiamo andare un po' dietro per vedere se c'è il tocco di mano, cioè il tocco di mano c'è, ma se era possibile se c'erano gli estremi per dare il calcio di rigore. Andiamo avanti, quando il pallone tocca con il braccio, secondo te Aldo c'è il calcio di rigore? Per me no. Andrea, secondo te? Per me no, perché se tu vedi il giocatore rinvia e se la tira di fatto sul braccio? È chiaro che si sbilancia, è proprio è involontario. Certo che il calcio di rigore si può dare. Certo, certo. Però non c'è la volontà, non è che proprio si vede che si sbilancia il giocatore. Ha fatto bene il Pineto a reclamare, perché magari a parte invertire può dare il rigore contro, però onestamente il fallo è involontario. Andrea, totalmente d'accordo con Aldo, non c'è molto da aggiungere. Di solito in questi casi, quando si tocca prima una parte regolare e poi la palla finisce su una parte irregolare come il braccio, solitamente non viene concesso il rigore. A proposito del Pineto, Aldo, vediamo la classifica, perché è chiaro che questa è una squadra che ha cambiato molto in corso d'opera e che magari, se vogliamo, anche un punto con la Vispesaro vice capolista può essere questo è un buon punto. È un punto buono, comunque avendo seguito gli ultimi acquisti che ha fatto il Pineto, e poi hanno un presidente che io stimo tantissimo, e quindi sono certo che il Pineto riuscirà a salvarsi, perché è una società seria, e quando laddove c'è, ecco, torniamo al discorso originario, dove c'è la serietà, io penso che la serietà vada comunque premiata. E hanno fatto anche una buona squadra, hanno provato i vari Pomante, Gancio, insomma hanno fatto, sì, sì. E hanno preso un allenatore che è anche di categoria, senza nulla togliere
al allenatore precedente. Ciao Luca, anche secondo Luca non c'era il calcio di rigore. No, non c'era. A proposito di... intanto questa è la risposta a un messaggio precedente. A proposito di recuperi, a questo punto Andrea siamo... È chiaro che oggi è domenica, quindi per mercoledì qualche ora ancora di attesa c'è, però sì. È chiaro che ci sarebbe Fermana San Nicolo, ma soprattutto Campobasso Pineto, e sappiamo che in Molise anche nelle ultime nell'ultima nevicata, insomma, sono state condizioni critiche. A questo punto sì. Anche i recuperi diventano un'incognita. Sì, intanto questo crea disagio nel corso della settimana, perché noi siamo attratti più dalla partita, però ci sono squadre, tantissime squadre, ma quasi tutte, che hanno avuto problemi ad allenarsi in settimana, quindi questo è un aspetto che già incide. E poi chiaramente vedremo nelle prossime ore se il maltempo tornerà nuovamente ad affliggere queste città, questi comuni, tanto da portare a ulteriori rinvii. C'è Campobasso Pineto, che peraltro è una gara molto importante per la parte bassa della classifica, perché il Campobasso è in crisi e il Pineto può cercare di approfittarne. Chiaramente Fermana San Nicolò è uno scontro al vertice, la classifica parla chiaro, sarebbe stato un confronto tra due squadre con un solo punto di distanza se si fosse giocato una settimana fa. E poi l'Avezzano nel girone G dovrà recuperare la gara con il Sansepolcro, e anche in quel caso è uno scontro diretto perché le due squadre sono molto vicine. Quindi vedremo nelle prossime ore se ci sarà la regolare disputa di queste partite. Senti, mi consenti di rispondere a quel signore dell'Aquila che ha detto che per quanto riguarda... forse però non ho letto il messaggio, forse c'era con un messaggio signore, precedente. Col signore. Io quello che volevo dire è questo: qui non c'entra l'Aquila, non c'entra nessuno. Se avessi giocato Pescara con la squadra o di giovani, non di giovani, l'etica, avendo giocato anche se non categorie Serie A, Serie B, Serie C, quello che voglio dire, l'etica dice che arrivato a un certo punto ti devi fermare, cominci a far girare la palla, magari si stancheranno i tifosi. Questo è per l'etica, non è che uno vuole dare dei giudizi, perché vedendo 11-0, adesso tu, anche se sei giovanissimo di partite, rispetto a me sei un bambino, e quindi io ne ho viste tante, e ho visto che quando si arriva a 3-4-0 le squadre cominciano a far girare la palla e non fanno più gol, perché oltretutto perché infierire? Questo... Allora, visto che ne abbiamo parlato tanto, io direi tifo e seguo l'Aquila da una vita, oggi hanno sbagliato ad infierire, ecco, vedi? Scrivono. Ce l'andiamo a vedere questa partita, l'Aquila batte Foligno 11-0, vediamo. Tant'è che ho detto mi sarei risparmiato i gol. Vestiti gli scarpini da calcetto per non scivolare sul ghiaccio dello stadio Gran Sasso, i rossoblù chiudono una partita da giocare ad ogni costo, con 11 gol inflitti al Foligno. Ghiaccio e neve infatti coprivano il campo liberato per l'incontro dalla lacra e lavoro degli operai comunali. Anche la curva è stata chiusa a causa del ghiaccio che la rendeva pericolosa e i tifosi rossoblù sono stati sistemati in tribuna. Foligno, decimato degli atleti a causa della sua crisi societaria, è arrivata nel capoluogo con una formazione ristrettissima di giovani senza esperienza ma con grande dignità e correttezza. Con un 4-3-3 l'Aquila piazza il primo gol al quinto minuto con Russo, il quale intercetta di testa un traversone calciato da sinistra e gonfia la rete. Alla metà del sesto minuto il gol è di Pepe, che segna la seconda rete. Peluso alla fine del decimo minuto insacca il terzo gol, superando il portiere dopo una cavalcata in solitaria. Al sedicesimo è Minincleri che segna la quarta rete con un tiro da fuori area. Al 28esimo si registra anche un gol annullato, sempre a Minincleri, per fuorigioco. Al 43esimo è Ranelli a segnare il 5-0 in buona posizione su tiro da destra. È il suo primo gol della stagione. Foligno è inesistente tecnicamente, ma sebbene fortemente penalizzata dal campo scivoloso, non smette mai di correre. Al rientro è Noman che tenta l'affondo, ma il colpo di testa è parato dall'estremo del Foligno, che si butta salvando la porta. Al terzo minuto però del secondo tempo è di nuovo Russo che calcia il volo e mette a segno la sesta rete. Risultato al sicuro, Morgia opera dei cambi per ottimizzare una partita che è ormai diventata un allenamento. Al sesto esce Capitan Lavista per far posto a Steri.
All'ottavo poi è il neoacquisto Noman che riesce finalmente a centrare la porta in girata e 7-0. All'undicesimo esce Pelusi ed entra Valenti ed è proprio lui che al 19esimo tira a incrociare e mette l'ottavo gol in rete. Al 27esimo è Zane che insacca il nono gol realizzato su respinta del portiere. La panchina del Foligno si agita e volano parole grosse contro Morgia, reo a loro detta di non interrompere il gioco in attacco dei suoi e fermare il massacro. Veloci si va al 43esimo quando arriva il decimo gol con doppietta di Zane. Ma non è finita e allo scadere è Noman che chiude i conti con un calcio di rigore con cui firma la sua personale doppietta e l'undicesima rete per l'Aquila Calcio. Per noi era fondamentale giocare e noi l'abbiamo giocata e vinta. In Italia purtroppo siamo abituati a fare i patteggiamenti, tutte queste cose bisogna fermarsi, non vedo il motivo per cui se uno non è in condizioni di poter giocare si ritira dal campionato e buonanotte. La cosa che non sopporto è di venire addirittura offeso perché come se io dovessi fermare i miei giocatori, non stiamo mica scherzando, questa è la cultura del calcio italiano di non accettare quello che dice il campo. Insieme, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, abbiamo visto le 11 reti dell'Aquila contro il Foligno, l'Aquila che adesso dovrà cercare di dare continuità dopo la sconfitta di Monterosi di settimana scorsa, ma che gusto c'è a vincere un 11-0, ci scrivono, contro nessuno, hai fatto 3 gol, basta, lo vedi o no che hai dei ragazzini davanti in una società fallita come il Foligno. Continuate a scriverci perché stiamo per andare a vedere le ultime due partite della giornata. Il vero problema del Pescara è il portiere, vecchio e non più reattivo, urge anche dalla B. Io adesso non voglio riaprire la parentesi Pescara perché l'abbiamo chiusa, però credo che adesso dare la croce ad Albano Bizzarri, che insomma, in molti casi questa squadra l'ha tenuta anche in piedi, se vogliamo. Insomma, poi bisogna, adesso è arrivato l'attaccante, allora automaticamente i problemi sono dall'altra parte. No, cortesemente desidererei sapere dal tifoso che ha inviato il messaggio cosa significa il Teramo non retrocede e il San Nicolò non sale in una giornata dove non hanno giocato effettivamente né Teramo né San Nicolò, è vero? Beh, io mi auguro che verissimo. Il Teramo si salvi e il San Nicolò vada in C, così assisteremo a un gran bel derby. Bartolini, presidente del Giulianova, ha detto che entro 2 anni faranno di nuovo il derby con il Teramo. Vabbè, il tifoso la prende a sorridere, però in realtà il Giulianova ha ambizione di tornare lì dove insomma gli compete. Teramo e San Nicolò uniti significa Lega Pro ad altissimi livelli. Di Giovanni porta competenze e sponsorizzazioni per fare il salto di qualità. Poi vedremo se ci sarà. Io proprio non mi ricordo, su un'altra emittente di Teramo mi sono permesso di dire che lo vedrei bene un'unione tra Teramo e, anche perché Di Giovanni è una persona seria, lo stesso Campitelli è uno che non si tira indietro. Sarebbe bello avere una squadra molto forte a Teramo, comunque. Saremo a vedere. Ci andiamo a vedere invece un'altra partita di fatto senza reti, quella tra Vastese e il San Marino di Pino Di Meo che tornava proprio all'Aragona di Vasto. Vediamo.
Finisce senza gol la sfida dell'Aragona tra Vastese e San Marino, ma gli ospiti vanno più vicini alla vittoria. I biancorossi si presentano con gli stessi effettivi del 2016, senza Bomber Prisco squalificato. Al centro dell'attacco c'è Galizia. Per la Vastese la prima partita del 2017 dopo quasi un mese. Il San Marino del grande ex Pino Di Meo si presenta con Olcese e Caprioni nel reparto avanzato. A proposito di Di Meo, a metà secondo tempo i tifosi della Davalos gli dedicano questo striscione. La sciarpa è quella nero-verde del Chieti, squadra allenata recentemente da Di Meo. Il freddo e le previsioni di neve hanno convinto molti sportivi a restare a casa. Arbitra il campano Rainone Di Nola. L'inizio promette bene. Al quarto minuto, primo tentativo di Cosenza, ma la bordata non inquadra la porta. Al sesto, la risposta ospite. Buonocunto intercetta palla, apre per Caprioni. Marusso si oppone al tiro. Ancora il portiere Vastese all'opera un minuto dopo su conclusione di Olcese. La squadra di Di Meo è molto aggressiva, impedisce ai Vastesi di ragionare. Al 27esimo però da destra Fiore, maltrattato spesso dagli avversari, mette due volte la palla in aria. Felici sulla seconda a botta sicura, ma il portiere Dini è prodigioso. Al 29esimo Siluro da oltre 30 metri di Mensah che guarda la porta e per poco non c'entra il bersaglio grosso. Brivido però al 35esimo, Baldazzi a sinistra fino in fondo, poi Caprioni arriva con un attimo di ritardo. Nel primo tempo la fisicità del San Marino alla meglio, dopo l'intervallo il San Marino si presenta con Enchisi e Zavagni per Fagioli e Braccini, dunque doppia sostituzione. Al quarto minuto tiro improvviso di Fiore, Dini respinge in corner. A metà tempo Colavitto inserisce Santoro per Galizia, poi anche Romano per Cosenza. Alla mezz'ora occasione colossale per il San Marino, Mensah sbaglia l'appoggio di testa al portiere, si inserisce Olcese che calcia clamorosamente al lato. Nei minuti finali la Vastese si riprende metri di campo importanti, al 40esimo Fiore si prepara il tiro in porta, ma poi è telefonato. E subito dopo Romano è murato così dal portiere ospite. Colavitto inserisce anche il giovane De Cinque. Nei tre minuti di recupero tentativi vastesi infruttuosi. Finisce 0-0 e dall'Aragona piove qualche fischio e l'invito dei tifosi della Davalos a tirare fuori gli attributi. La vetta della classifica per i vastesi si allontana. Ma è stata una bella emozione, dove è stata una bella partita da sotto tutti i punti di vista, una partita maschia. E sono stato contento della prova dei miei ragazzi, devo fare i complimenti a loro per come hanno dimostrato oggi di avere carattere. I tifosi della Vastese ti hanno rimproverato solo una sciarpa di colore nero-verde. Ma io faccio il professionista, non gioco solamente per una squadra, purtroppo faccio il professionista, dove gioco faccio il professionista. Mi sono sempre comportato bene con tutti e non devo dire niente, dico solamente chi mi vuole bene sa come sono. Secondo te questa Vastese dove può arrivare in questo campionato? Ah, può arrivare prima. Secondo me può vincere il campionato. E voi? Noi ci dobbiamo salvare, siamo una squadra che ci dobbiamo salvare, dobbiamo fare il lavoro nostro. Ma la vetta si allontana, siamo a 4 punti dalla Fermana, noi abbiamo fatto già lo stop, gli altri non dobbiamo ancora farlo, perciò siamo là, i tifosi io li conosco, li capisco, vogliono sempre vincere, ma si ripete, è un mese che siamo fermi, è difficile ricominciare, dopo non dovevamo giocare, una settimana un po' andamento un po' particolare. Però era un mese che non facevate una partita. È un mese che non c'era un ritmo partita, ragazzi, non è facile, però loro domenica hanno giocato, è normale che va bene così, noi siamo contenti lo stesso, siamo là e questo è il nostro obiettivo dall'inizio del campionato. Oh, questa era la partita terminata senza reti tra Vastese e San Marino, insomma... Il ritorno di Pino Di Meo, a cui è stato un po' rimproverato il recente passato del Chieti, però giustamente lui ha detto io faccio il professionista, ha detto dove può arrivare la Vastese a vincerlo il campionato, mentre per il San Marino insomma, ha detto propositi solo ed esclusivamente di salvezza. Qualche mugugno alla fine della partita da parte della curva Davalos a Vasto, ma probabilmente, vediamo la classifica Aldo, forse una piccolissima flessione che poi è anche abbastanza normale all'interno di un campionato, voglio dire, stiamo parlando di una squadra che ha 4 punti dal primo posto, mica ma la Vastese sta facendo un signor campionato. Qui la grossa delusione, almeno sulla carta fino adesso, è il Materica, che ha speso un sacco di soldi, sì, e si pensava che facesse un campionato, una corsa a sé, e invece la Vastese sta lì, ecco. Se riuscisse a
in casa, perché i grossi punti l'ha persi in casa. Sì, sì, sì. Quindi se deve migliorare un po' in casa, se no se la può giocare. Se la può giocare insieme con San Nicolò, insieme con le altre 3-4 squadre che sono lì in lotta. Certo che è fondamentale la partita di Fermo per il San Nicolò. Sì. Se non... Ammesso che si giochi mercoledì, si però vedremo. È una partita importante. Peraltro, molte di queste squadre, ne ha parlato anche il presidente della Vastese Bolami, torna a giocare dopo tanto tempo. C'è stata la pausa le vacanze natalizie, e poi si doveva tornare a giocare. Sì, ma si è rigiocato. Il guai della neve, che poi anche durante la settimana non ti puoi allenare bene, devi andare in palestra. Infatti, prima ti dicevo, il San Nicolò, domenica è stata rinviata la partita. D'oggi non ha giocato col Chieti. Rischia di ritornare a giocare dopo più di un mese. Dopo un mese esatto. Capisci che non è molto non è facile riprendere certi discorsi. Comunque saremo a vedere. Andrea, ci fai vedere le immagini di Flaminia Avezzano 1-1. Botta e risposta, però il Flaminia è passato in vantaggio all'inizio della partita, l'Avezzano l'ha pareggiata alla fine. Allora, possono partire le immagini con l'ausilio di Maurizio Daguì in regia. Intanto all'inizio il capitano e centravanti del Flaminia Cardillo va a premiare questo tifoso. Partono così le immagini, ora vedremo l'ingresso in campo. Vado a leggere le due formazioni. Avezzano in campo con Lewandowski, Assisi e Leto, dunque debutto per il terzino Assisi prelevato dall'Acragas. Poi Sassarini, Menna e Tabacco, Pollino, Lopinto, Marolda, Serrago e Deramo. In panchina Di Girolamo, Tariuk, Besana, Persia, Di Paolo, Lombardo, Bittaie, Padovani e Santirocco. Tecnico ovviamente Pino Tortora, assente per un problema muscolare, Luca Di Genova. Flaminia in campo con Cosimi, Ranucci e Cinti, Lucchese, Sbardella e Locci, Crescenzo, Delgado, Cardillo, Di Ventura e Battaiotto. In panchina Marolda, Lazzari, Paletta, Marolda, Quaglia, Tricoli, Gori, Nannini, Cicino, Nolano e Amico. L'allenatore è Vigna. Grande freddo a Civita Castellana, terreno in non buone condizioni. Abbiamo ascoltato anche nel pomeriggio, nel corso di diretta stadio, la nostra voce dallo stadio di Civita Castellana, Massimiliano Morelli, che ci ha parlato insomma di un grande freddo e di una partita tendenzialmente piuttosto brutta, specie nel primo tempo. Un Avezzano che non ha avuto un buon impatto sulla partita, perché come vedremo dalle immagini la squadra laziale passerà subito in vantaggio. Flaminia, che è in classifica, è leggermente dietro la squadra di Pino Tortora. Qui siamo dunque alle prime battute e tra poco vedremo subito il gol del vantaggio del Flaminia, ha cercato di gestire poi tutto sommato per tutto l'incontro questo esiguo vantaggio, ma proprio sul finire Tortora ha imbroccato il cambio giusto, ha inserito Padovani che ha realizzato il gol del pareggio. Padovani, che era entrato al 42esimo della ripresa e che poi ha realizzato il gol del pareggio nel corso del primo minuto di recupero. Le immagini ci sono arrivate proprio in questo modo. Noi aspettiamo insomma che arrivi, accadrà a momenti, il gol del pareggio, mentre abbiamo questa panoramica. C'è da dire che quest'oggi è entrato tra gli altri anche il baby Santirocco, ragazzo giovanissimo, se non sbaglio classe 99, un giocatore che ha dato il suo contributo nei minuti finali. E qui siamo in effetti al gol di Ventura, questo sinistro d'incontro di prima intenzione che prende Lewandowski, dunque dopo pochissimi minuti il Flaminia è in vantaggio con questo tiro di Ventura. C'è stato un rinvio maldestro di Sassarini e Di Ventura non ci ha pensato su, sinistro di prima intenzione e palla alla destra di Lewandowski. Qui siamo già nel secondo tempo con un'azione di Marolda che finisce a terra, però è caparbio Marolda tra quattro giocatori del Flaminia. Poi c'è l'apertura per la conclusione
di Pollino, forse il tocco con un braccio di Sbardella, ma il direttore di gara fa proseguire e concede un semplice calcio d'angolo all'Avezzano. Qui ancora le immagini scorrono, vediamo un'azione di Marolda che in profondità trova Padovani che riesce a eludere così la marcatura dell'avversario e a battere Cosimi in uscita. Così dunque al primo minuto di recupero arriva il pareggio dell'Avezzano con Marolda che innesca il movimento di Padovani che, come detto, era entrato da poco al posto di Lopinto, quindi formazione molto sbilanciata nel finale per cercare il pareggio. Avete visto il tocco di giustezza di Padovani che si è difeso dall'avversario e poi ha battuto Cosimi in uscita. Addirittura l'Avezzano prova, prima del fischio finale, prova a vincerla, spunto di Bittaie, girata di Marolda, però centrale, parata di Cosimi. Anche Bittaie era entrato nella ripresa al 27esimo al posto dell'argentino Serrago. Poi ancora vediamo questo spunto sulla sinistra di Leto, il suo cross attraversa tutto lo specchio della porta e poi arriva Cinti dalla parte opposta a liberare. Questa è anche l'ultima azione della partita. Dunque, con l'Avezzano che alla fine conquista un punto prezioso. Non è stata una bella partita, si era complicata per il gol di Diventura all'inizio, ma l'Avezzano con caparbietà ha rimontato nel finale con Ettore Padovani 1-1 a Civita Castellana. A te, perfetto, Jacopo. grazie ad Andrea Costantini. Noi siamo davvero in chiusura. Io ringrazio Aldo Fattore, grazie Aldo per essere stato in nostra compagnia, ma soprattutto ti auguro un buon viaggio perché sei in partenza. Me ne vado fra una ventina di giorni al mare, quindi. Al mare, però, al mare sembra qui vicino. Vabbè, al mare. In un mare molto, molto bello, insomma. Vabbè, cerchiamo di passare questa vecchiaia in una maniera, almeno finché il Padre Eterno ci dà la salute, che poi man mano che gli anni passano la salute va sempre diminuendo, e quindi cerchiamo di tenerci forti, via. Assolutamente, buon viaggio ad Aldo Fattore, speriamo. Io ti auguro tanti successi e ci vedremo fra 2 o 3 mesi e spero che le cose siano un po' meglio. No, per le squadre abruzzesi, sì, un certo. Altro, vedere il Teramo fuori, il Pescara è l'unica purtroppo dove non mi faccio illusioni, però ecco, magari il Pineto salvo, il San Nicolò e l'Aquila che vincono i rispettivi gironi. Speriamo che si trovino in testa almeno. Poi ti faremo rivedere questa parte finale di questa trasmissione per vedere se poi, quando ci tornerai a trovare, le cose sono effettivamente cambiate. Grazie comunque Aldo, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. Grazie ad Andrea Costantini in redazione. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie ciao, a tutta ciao la a struttura tutti. Di TV6 che ha lavorato anche oggi per l'Abruzzo del pallone. Mercoledì sulla carta, ma in questo momento solo sulla carta, ci dovrebbero essere i recuperi. Ci sarà dovrebbero giocarsi Campobasso Pineto, Fermana San Nicolò e Avezzano Vivi Alto Tevere Sansepolcro. Se dovessero giocarsi, ovviamente, se le condizioni dovessero essere un po' differenti rispetto a quelle della Groenlandia che stiamo praticamente vivendo da un paio di settimane a questa parte in Abruzzo, noi saremo qui con l'Abruzzo del pallone per raccontarvi la giornata dei recuperi di Serie D. Domani sera però alle 21 non perdete l'appuntamento con Replay con Enrico Rocchi per valutare e analizzare il momento del Pescara. È tutto, buona serata.